Buonasera dal TG della 7. Questa sera vi racconteremo tre storie del mondo del lavoro, tre storie molto, molto diverse tra loro. La prima non potrebbe essere diversamente una storia tragica, i sei morti, sei operai morti in un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio vicino a Bari, sei operai che questa mattina sono usciti di casa e non sono più tornati. È stata una strage di operai. Le vittime, italiani, due indiani, un albanese, lavoravano nella fabbrica di fuochi d'artificio esplosa poco dopo mezzogiorno, saltata per aria. Prima un boato, poi tante esplosioni a catena. La ditta Bruscella, specializzata nella produzione di spettacoli pirotecnici, si trova a Modugno, alle porte di Bari. Della fabbrica è rimasto solo un cumulo di pietre e una colonna di fumo che si è vista a chilometri di distanza. In seguito alla deflagrazione sono divampati incendi nelle campagne e nel bosco circostante, spenti solo in serata. Tutta la zona è stata recintata, fuori dalle transenne, la disperazione dei familiari. Tutte da chiarire le cause della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, ad esplodere per primo sarebbe stato un furgone carico di materiale pirotecnico e poi la deflagrazione si sarebbe estesa a tutta la fabbrica, dove in questi giorni si stava lavorando a ritmo serrato per preparare gli spettacoli dei fuochi d'estate, le feste patronali dei paesi limitrofi. Non si deve più morire di lavoro, scrive su Twitter la segretaria della CGIL Susanna Camusso e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'esprimere il suo dolore per le vittime, si augura che si faccia piena luce sulla dinamica dell'incidente. Ed è una vicenda che deve iniziare adesso la sua fase ricostruttiva a una vicenda, un'altra tragedia, 258, i morti per Eternit, che invece si sta prolungando nel tempo oltre ogni rispetto per le vittime e per i loro parenti. Dopo la prescrizione del primo processo, anche il processo Eternit bis è stato stoppato, è stata accolta la richiesta della difesa e dunque gli atti vengono inviati adesso alla Corte Costituzionale. Questa è la decisione del giudice per l'udienza preliminare di Torino. Dopo la prescrizione, ora un altro rinvio che pesa come un macigno per i familiari delle vittime dell'Eternit. Il processo Eternit bis è stato sospeso. Gli atti devono essere inviati alla Corte Costituzionale. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare di Torino, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio per Stefan Schmidhain, il magnate svizzero già prosciolto per prescrizione lo scorso 19 novembre nel primo processo per disastro ambientale doloso. E ora, accusato di omicidio doloso aggravato nei confronti di 258 morti di amianto. Ma lo stop stavolta è arrivato subito davanti agli occhi dei tanti familiari delle vittime dell'Eternit che con la bandiera sulle spalle hanno seguito ogni udienza dei processi passati. Il giudice ha sollevato il principio del ne bis in idem, in base al quale non si può essere processati due volte per lo stesso fatto. È stata dunque accolta la richiesta dei legali dell'imprenditore e ora la Corte Costituzionale dovrà valutare se appunto il procedimento in base a questo principio debba essere interrotto oppure se, come sostiene l'accusa, debba andare avanti perché, ha affermato il PM Raffaele Guariniello, i reati sono diversi. Per arrivare alla verità si allungano dunque i tempi di attesa, ci vorranno mesi prima che la consulta si pronunci e che venga poi rifissata l'udienza preliminare. La delusione è tutta nei volti e nelle parole dei familiari delle vittime. Fa male il rimandare, il cercare sempre una scusa per non trovare mai giustizia, dice con amarezza Romana Biasotti, la presidente dell'associazione che ha cinque morti di Eternit in famiglia. Soddisfatti i legali di Schmidhain, mentre per il PM Guariniello la battaglia non finisce qui. Integreremo al fascicolo, spiega, altri 94 morti di amianto e andiamo avanti. La terza storia dal mondo del lavoro che vi vogliamo raccontare è invece una storia davvero a lieto fine. Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della Whirlpool. Intorno a un tavolo, da una parte gli imprenditori americani che salvano la sede italiana e i posti di lavoro e dall'altra tutti insieme il Premier Renzi, Landini, i sindacati. Vediamo.
Whirlpool, missione compiuta, twitta Matteo Renzi. La sede italiana del gruppo non chiude né licenzia. Il premier firma l'intesa tra la multinazionale statunitense degli elettrodomestici, sindacati e governo sul piano industriale. Dopo di lui siglano via via tutti gli altri, il ministro dello sviluppo economico Guidi e il segretario generale della FIOM CGL Landini. Ci sono anche Bentivogli, Palombella e Spera per FIM, UILM e UGL, il numero due della multinazionale Esther Barrows, e i rappresentanti di Lombardia, Campania, Marche e Piemonte, le regioni in cui hanno sede le fabbriche del gruppo. A quel testo aveva già detto sì l'83% dei lavoratori nei referendum che si sono tenuti nei siti produttivi. Le 2000 eccedenze di personale italiano scongiurate nel luglio di un anno fa grazie all'acquisto dell'ex polo Indesit da parte della multinazionale erano rispuntate ad aprile scorso, ma i vertici aziendali mettono in campo mezzo miliardo di investimenti su 4 anni. L'Italia dovrebbe diventare il centro strategico per ricerca e sviluppo del gruppo. L'integrazione con gli altri stabilimenti dentro e fuori l'Italia dovrebbe arrivare nei prossimi 2 anni, a patto che il mercato cresca e il marchio guadagni quote. Landini si dice contento, ma cita le altre vertenze ancora aperte. Termini Imerese, Alcoa, Ilva, Fincantieri e Finmeccanica. Ora c'è anche Telecom. Congelate le 4.000 assunzioni di giovani previste entro il 2017, si contano 1.700 esuberi. Un primo incontro tra le parti al Ministero dello Sviluppo Economico è in calendario per la prossima settimana. Intanto, Ministero delle Politiche Agricole e Philip Morris firmano un accordo da 500 milioni in 5 anni per l'acquisto da parte del colosso del tabacco del prodotto Made in Italy. Un'intesa che, avviata già dal 2005, garantirà l'occupazione a Campania, Umbria, Veneto e Toscana. La politica adesso, con il braccio di ferro sempre più duro, sempre più teso tra il Premier Renzi e due amministratori sulla graticola, da una parte il sindaco di Roma Marino e dall'altra il governatore non dimissionario della Sicilia Crocetta. Azzeramento dei vertici dell'ATAC e richiesta di un passo indietro dell'assessore ai trasporti, già dimissionario da settimane. Dopo il caos di bus e metro nella capitale, il sindaco di Roma usa il pugno di ferro. Marino denuncia una situazione drammatica dei trasporti, si scusa con romani e turisti per gli inaccettabili disagi e addossa la colpa a Guido Improta. L'assessore renziano replica accusando il primo cittadino di essere scorretto. Non è giusto scaricare le responsabilità su di me e sul CDA. Nelle ultime settimane la situazione dei mezzi pubblici è precipitata tra sciopero bianco dei macchinisti, metro in corsa con le porte aperte, interruzioni e guasti, il tutto con il giubileo alle porte. Anche i bilanci della municipalizzata sono tragici. 2 anni fa, spiega il sindaco, ATAC era sull'orlo della bancarotta. Il tentativo di risanarla è andato a vuoto ed ecco allora che Marino annuncia una ricapitalizzazione di 200 milioni di concerto con la regione e l'apertura ad un socio privato per evitare il fallimento. Ipotesi che fa scendere i sindacati sul piede di guerra. La rivoluzione annunciata da Marino fa capire ancora una volta che il sindaco marziano non ha alcuna intenzione di farsi da parte, nonostante il pressing di Palazzo Chigi. Un altro amministratore locale che imbarazza il premier è Rosario Crocetta. L'intercettazione fantasma ha portato a galla un malumore del PD nei suoi confronti che covava da mesi. Nel suo veemente intervento all'Assemblea regionale siciliana, il governatore ha detto no a un passo indietro e ha evocato poteri occulti che minacciano la democrazia. Il premier li ha entrambi nel mirino, non perde occasione per ribadire governino oppure vadano a casa. Ma nessuno dei due, nonostante il fuoco incrociato di richieste di dimissioni, intende farsi da parte. Sia il governatore che il sindaco sono eccentrici rispetto alla galassia renziana e la loro ostinazione sull'asse Roma-Palermo rischia di costare cara al premier. Primo passo del disegno di legge sulla giustizia penale. Oggi la Commissione Giustizia della Camera ha dato il via libera, ma all'interno di questo disegno di legge c'è la delega al governo per la nuova legge sulle intercettazioni e proprio su questo punto sono scoppiate feroci le polemiche con le opposizioni che parlano di un nuovo tentativo di imporre una legge bavaglio. Riforma delle norme che regolamentano le intercettazioni telefoniche ed è di nuovo polemica. Il caso scoppia per effetto di un emendamento presentato nella notte dal nuovo centrodestra al disegno di legge per la modifica del processo penale. Nel testo si legge: chiunque diffonda registrazioni fraudolentemente effettuate di conversazioni è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Una porcata a danno della libertà di informazione, attaccano per primi 5 Stelle che in commissione per protesta provano a fare ostruzionismo e attaccano il Partito Democratico. Il PD fa quello che Berlusconi non era riuscito a fare, mettere il bavaglio ai giornalisti e sanzionarli se pubblicano notizie vere.
Ma sul piede di guerra è anche la sinistra, SEL, che annuncia battaglia dura e che definisce la norma contenuta nell'emendamento dell'NCD qualcosa che somiglia al bavaglio alla stampa, alla libertà di informazione. Insomma, l'opposizione è dura, ma la maggioranza minimizza e spiega: la norma non metterà in pericolo le inchieste giornalistiche e non è prevista alcuna pena detentiva per i giornalisti. Una precisazione però che non riesce a spegnere le polemiche, e allora interviene anche il ministro della giustizia, Andrea Orlando, che esprime perplessità sulla norma, spingendo la relatrice del PD, Donatella Ferranti, a riscriverla. Infatti Ferranti spiega: le intercettazioni sono autorizzate dalla nostra Costituzione se c'è un indizio di reato, non per far sapere i fatti privati delle persone. Così alla fine arriva un altro emendamento che esclude i professionisti dalle norme punitive, perché vogliamo mettere a tacere le polemiche su un provvedimento di così grande rilevanza, dice il PD. E in serata interviene anche il presidente della Camera, Laura Boldrini, che dice: lo spirito non mi sembra che sia quello della legge bavaglio, io credo che ci siano le condizioni per arrivare ad un testo unificato che tuteli il diritto dei magistrati e dei giornalisti. Uno sguardo all'estero per esaminare quello che la Turchia ha deciso in una giornata in cui le scelte del premier Erdogan potrebbero minare il già precario equilibrio nella zona mediorientale. Una svolta da verificare nelle prossime settimane, quella di Tayyip Erdogan, svolta militare importante con i primi bombardamenti sulle postazioni dell'autoproclamato Stato Islamico che nell'area di Aleppo in Siria avrebbero provocato ieri almeno 35 vittime tra i seguaci di al-Baghdadi. Oltre alla diretta ascesa in campo delle forze armate turche, Erdogan, dopo mesi di riluttanza, ha anche deciso di concedere alla coalizione internazionale a guida americana l'utilizzo della base aerea di Incirlik in appoggio ai raid contro le postazioni dei tagliagole tra Siria ed Iraq. In campo anche i servizi di sicurezza in caccia di jihadisti e di componenti del PKK, partito dei lavoratori del Kurdistan da anni, in lotta contro Ankara e comunque non collegato alla minaccia islamista radicale, ma al pari degli jihadisti considerata forza destabilizzatrice. Il pretesto, in parte per tutto ciò, sono stati i 32 morti dell'attentato di Suruk e poi l'attacco ad una postazione di frontiera ieri con un soldato ucciso, tutto per mano di quelli del neocalifato. Un'occasione sfruttata da Erdogan anche per rispondere al mondo ad illazioni, sospetti, piccole e grandi certezze circa il suo rapporto con l'ISIS. Lui, capo della Turchia con i suoi comandi l'esercito più grande della NATO, è pur sempre coinvolto nelle vicende dei tagliagole sin dall'inizio della guerra civile siriana, in funzione anti-Assad infatti con sauditi e qatarioti ha finanziato a gruppi armati islamici un mare di soldi in parte finiti anche nelle casse di al-Baghdadi. E ora che l'autoproclamato califfato sia un vero problema lo confermano anche i servizi turchi che parlano di un paese a serio rischio jihadista. Poi le ragioni politiche interne. Erdogan infatti, nonostante la sconfitta elettorale recente, vorrebbe continuare a governare la Turchia e cerca una coalizione con i socialdemocratici del suo paese, proprio quel partito da sempre molto critico con lui sulla tolleranza e non solo questa mostrata negli anni verso il sedicente Stato Islamico. Lo sport adesso con il ritorno alla vittoria nel Tour de France, una tappa per Vincenzo Nibali, una impennata d'orgoglio per il dominatore del Tour della scorsa stagione. Nell'arrivo in solitaria di Vincenzo Nibali sul traguardo di La Tussuire c'è la storia del Tour 2015 del campione siciliano. La si legge nei gesti, nella mimica, nella grinta di quello che l'anno scorso questa massacrante corsa a tappe l'aveva vinta. Una liberazione, sì, perché finora Nibali non aveva saputo essere all'altezza della sua fama. Autore di una prima settimana in colore, in cui le gambe non rispondevano alle sollecitazioni del percorso, ma anche dei suoi rivali, Froome, Quintana, Valverde e Contador. Ma i segnali di risveglio c'erano stati nei giorni scorsi e Vincenzo voleva a tutti i costi lasciare un segno. Così 138 chilometri di tappa li ha fatti tutti all'attacco, sferrando l'azione decisiva a 60 chilometri dal traguardo, quando ne mancavano 10 al terribile Col de la Croix de Fer. Quintana ha provato ad inseguire il siciliano, cercando anche secondi preziosi per risalire la classifica, ma Nibali alla fine ha dato 44 secondi al colombiano e 1 minuto e 14 al leader Chris Froome, risalendo al quarto posto nella generale. Froome, dopo la tappa, ha insultato pesantemente Nibali con parole irriferibili. Il motivo? La maglia gialla era rimasta indietro per un guaio meccanico proprio nel momento in cui l'italiano ha piazzato lo scatto decisivo sulla Croix de Fer. E alla fine se l'è presa con l'azzurro e a quanto sembra anche con gli italiani. Domani l'ultima tappa vera del Tour, prima della passerella parigina, c'è da scalare l'Alpe d'Huez, un'altra cima che ha fatto la storia della più importante corsa a tappe del mondo.
amichevoli di lusso per le squadre di calcio, il calcio d'estate, le big sparpagliate per mezzo mondo, mentre i dirigenti cercano di completare le rose. Rivali in campo, amici come sempre fuori. E questo è il messaggio a reti unificate proveniente dalla Cina. A inviarlo Roberto Mancini e Sinisa Mihajlovic alla vigilia del loro primo derby della stagione, con un pensiero al campo e l'altro al mercato. Mancano oramai solo le firme per sancire il passaggio di Stefan Jovetic all'Inter, che segnerebbe il ritorno in Italia del montenegrino dopo la parentesi viola con la Fiorentina. Ma il presidente Toir è scatenato e vuol regalare a Mancini due altri colpi. Felipe Melo, centrocampista che farebbe così il suo ritorno in nerazzurro, e il più giovane collega di reparto Ivan Perisic, nazionale croato che il Wolfsburg ha deciso di cedere. Sul fronte Milan, Mihajlovic ostenta serenità e quando le domande girano attorno al clamoroso possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, il telegramma del tecnico è criptico quanto ironico. Zlatan è sicuramente libero di venire, bisogna vedere se c'è i soldi per aereo per venire. Certezze invece quelle che Mihajlovic ostenta riguardo il nome del giovane difensore giallorosso Romagnoli. Io sono sicuro se Romagnoli andasse via da Roma che viene solo al Milan. Roma, che appena sbarcata in Indonesia, tra l'entusiasmo dei tifosi locali, ha poi ricevuto la brutta notizia del rientro obbligato in Italia per Ljajic, Gervinho, Ibarbo, Sanabria e Dumbia, causa problemi burocratici. Questo mentre il DS Sabatini ha praticamente concluso per il prestito del giovane portiere polacco Szczęsny dall'Arsenal, come confermato dallo stesso tecnico del club inglese Arsène Wenger alla vigilia dell'Emirates Cup. In dirittura d'arrivo anche la trattativa che porterà in giallorosso l'egiziano Salah per una cifra attorno ai 20 milioni da corrispondere al Chelsea, cui dovrebbe far seguito quella riguardante Edin Dzeko con il Manchester City, che ha dato via libera alla cessione del suo attaccante. La Formula 1, prima giornata di prove libere per il Gran Premio d'Ungheria, molte le emozioni, su tutte la commozione, il ricordo che i piloti hanno voluto apporre sulle loro vetture per Jules Bianchi, lo sfortunato driver morto nei giorni scorsi dopo 9 mesi di coma in seguito al terribile incidente di Suzuka nell'ottobre scorso. Altra emozione, l'incidente occorso a Perez sulla sua Force India che ha fatto trattenere il fiato a tutti. Nessuna conseguenza, per fortuna, per il pilota uscito illeso dalla monoposto capovolta. Niente di particolarmente emozionante invece sul fronte della gara. Hamilton ha dominato in entrambe le sessioni sulla sua Mercedes davanti alle due Red Bull di Kvyat e Ricciardo. Quarto Rosberg sull'altra Mercedes, non hanno brillato le due Ferrari. Quinto Raikkonen che ha rotto l'ala posteriore, la vediamo qui. Settimo invece il ferrarista Vettel, a lungo fermo per problemi tecnici. Abbiamo finito, la prossima informazione, il prossimo TG della 7, domani mattina alle 7.30. Buonanotte a tutti.